Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti dell'ultimo periodo. Volevo girare da un po' questo video, ma non ho mai trovato il momento giusto. Quest'estate sono successe tantissime cose, per lo più molto 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 brutte, e quindi non ero mai nel mood, diciamo, per filmare un video del genere. Diciamo che mi sono decisa un po' per esorcizzare le cose brutte e negative della mia vita e cercare di focalizzarmi su quelle invece belle. Non è un vero video dei preferiti se non si comincia con il tè preferito del momento. In questo caso è un Lipton Pyramid al tè verde con lampone e melograno. Questo l'avevo preso a Budapest per mia nonna, poi l'ho assaggiato da lei, mi era piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di prendermene una confezione. Credo ci sia anche qua da noi comunque. Molto molto buono. Questo perché è al tè verde, delicato e dolce. Se non vi piace il tè amaro, in particolare il tè verde che risulta leggermente più amaro di altri, questo provatelo. È veramente dolce, non troppo. Ha un gusto veramente molto gradevole. Tutte le volte che invitavo a casa qualcuno, perché sì, ho tenuto la scatola solo per mostrarvela perché è finita già da un po', offrivo questo tè e tutti ne rimanevano entusiasti. Un super preferito di quest'ultimo periodo è questo profumo qua. Cioè, è bellissimo, ancora non ci credo. Questo è il J'adore Enjoy di Dior, uscito questa primavera se non sbaglio. Io per il mio compleanno, che è a maggio, ero stata da Sephora e mi ero fatta dare un campioncino di questo profumo qua perché ero curiosa di provarlo. E mi era piaciuto tantissimo. Da allora sono andata avanti di campioncini finché non ho ricevuto un buono del 20% con cui mi sono comprata effettivamente il profumo, perché lo adoro, mi piace tantissimo. Mi ricorda leggermente Love Story di Chloé, un profumo che ho adorato alla follia e uno dei pochi che ho finito in poco tempo perché mi faceva stare bene. Io sono una frana a descrivere i profumi, ma questo è il tipo di profumo che mi fa sentire bella, che mi fa sentire in pace con me stessa. Non so come altro definirlo, è una cosa estremamente soggettiva. Tutte le volte che me lo metto addosso mi sento contenta, felice, mi sento bella anche se sono struccata in pigiama, non mi interessa. E tutte le volte che ce l'ho addosso mi fanno i complimenti per il profumo, quindi fa sempre piacere. Da quando l'ho acquistata non faccio altro che truccarmi con questa, ovvero la Peach Palette di Too Faced. Questa palette ha dei toni pescati, sa tantissimo di pesca, anche così chiusa, ed è una cosa che io adoro. Sapete che sono in fissa con il color pesca da ormai non lo so neanche io, ma anche con l'odore, infatti ho anche diverse candele con questa profumazione. Come vedete, ha dei toni sia chiari che più scuri, pescati, marroncini, ci sono anche dei verdi, insomma, è una palette secondo me completa, almeno per quanto riguarda i miei gusti, e sia che debba uscire, sia per tutti i giorni, riesco a fare tantissimi trucchi differenti. Non sono brava a truccarmi, intendiamoci, però per me è veramente un passe-partout, la adoro. Parlando di color pesca, mi sono decisa a comprare questo blush di NARS che si chiama Orgasm. È praticamente un blush pescato con dei riflessi dorati, veramente molto molto bello. Poi quest'estate l'ho sfruttato un casino, cioè mi piaceva tantissimo come stava sulla mia pelle. È un prodotto che costa tantissimo, secondo me veramente troppo. Io l'ho acquistato quando avevo il 20% di sconto e anche così secondo me il prezzo era un po' eccessivo e sono innamorata di questo blush. L'unica cosa che mi dispiace è che appena l'ho comprato, NARS ha annunciato che avrebbe smesso di non testare sugli animali, quindi avrebbe cominciato a testare sugli animali e io tipo ci ho messo tutto questo tempo per mettere da parte i soldi per comprarmi questo e adesso mi fai sta cosa qua? No. Quindi mi dispiace veramente tanto e è il primo prodotto NARS che acquisto e sarà anche l'ultimo, ammesso che non cambino le cose. Quest'estate sono entrata in fissa con gli illuminanti. Io non mi truccavo, magari mettevo mascara ed illuminante. Sempre, sempre. Sono entrata in fissa con l'illuminante e ormai lo metto tutte le volte che esco. Anche quella è una cosa che mi fa sentire bella con me stessa. Gli illuminanti che sto utilizzando sono questo qui di MAC che si chiama Soft and Gentle Mineralize Skin Finish. Veramente molto naturale, devo dire. Non è sparaflescioso, è un beige, champagne, insomma un colore veramente naturale che secondo me potrebbe star bene
a tutti. E poi questa palette che vi avevo già fatto vedere sul blog, che si chiama Alchemist Holographic Palette di Kat Von D. Praticamente questa è una palette con delle cialdine che so bene che sembrano tutte uguali, anche dal vivo si differenziano veramente pochissimi colori, ma una volta swatchati sulla pelle la differenza c'è, come sempre sul blog ho degli swatch, quindi se vi interessa vi lascio il post nelle schede qua sotto in descrizione. E sono praticamente delle cialdine illuminanti che si possono utilizzare sia sul viso che sugli occhi. Sono molto particolari perché c'è il verde, il viola, il blu e il rosa. Ma a me piacciono un casino, non sono eccessivi sulla pelle. Certo, non da tutti i giorni, sugli occhi a go-go, però sulla pelle, secondo me, per uscire poi in estate, erano veramente favolosi. Hanno questo riflesso colorato potentissimo, cioè sono veramente molto molto pigmentati e basta. Ultimo preferito beauty di questo periodo, le maschere in tessuto. Io sono circa 3 anni che ho cominciato a prendermi cura seriamente della mia pelle, sono più informata, cioè cerco di informarmi, documentarmi meglio sui prodotti da utilizzare, applico creme, maschere con regolarità, insomma faccio del mio meglio per prendermi cura della mia pelle e nell'ultimo periodo ho riscoperto le maschere in tessuto. Quelle che sto utilizzando di più sono le Hydra Bomb di Garnier, questa è quella lenitiva, ma a me piace tantissimo l'opacizzante, solo che non la trovo mai. Non so per quale motivo, quindi anche questa comunque è veramente molto molto buona. Poi in estate, dopo il sole, io metto sempre sempre una protezione molto alta, come crema solare, però ecco, comunque dopo una giornata passata al sole, la sera rinfrescarsi con questo era veramente un toccasana. Sto provando anche quelle di Sephora, che sono buone, ma nulla di eccezionale, diciamo. Hanno un prezzo secondo me un po' troppo elevato, infatti le prendo in blocco tutte le volte che ho qualche sconto. Questa in particolare la devo ancora provare ed è con il melograno, dovrebbe essere antifatica. Mi è piaciuta tanto quella ai fiori di loto, che è tipo rilassante. Avevo provato anche quella al tea tree, ma mi ha infiammato la faccia, quindi non la prenderò mai più quella. Mi ha fatto proprio una reazione veramente brutta alla pelle. E poi sto usando quelle di Tony Moly, che non ho acquistato sul sito di Sephora, ma su Amazon, perché costano un quarto o un quinto praticamente. Questa la devo ancora provare. Mi è piaciuta veramente tanto quella purificante all'alga. E avevo provato anche quella purificante che è tipo al vino o all'uva, veramente molto molto buona. Passando alle letture, l'assoluto preferito di quest'estate è Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Sì, non avevo mai letto Orgoglio e Pregiudizio, però mi sono rifatta quest'estate, mi sono imposta di leggerlo. Tra l'altro c'è una storia molto carina dietro questo libro, perché ce l'avevo da un po' in libreria e un giorno, quando è venuto il mio amoroso, stavamo guardando entrambi la libreria e tutti e due abbiamo puntato e preso lo stesso libro. E allora ho incominciato a leggerglielo ad alta voce e l'abbiamo cominciato insieme, io poi l'ho continuato e terminato e mi è piaciuto da impazzire, è veramente bellissimo e non so perché non l'avessi mai letto prima. Parla al mio cuore, mi piace tantissimo l'ambientazione, i personaggi, il modo in cui è scritto. Questa edizione poi è veramente molto bella, cioè illustrata, ovviamente adesso non riesco a beccare un'illustrazione neanche a morire. Comunque ci sono tante illustrazioni, le pagine sono colorate, insomma è un'edizione veramente curatissima e non vedo l'ora di recuperare i film che mi hanno detto essere altrettanto belli, ma in generale questa storia l'ho adorata. Sempre assieme al mio amoroso ho visto la serie di film tratti dalla serie di romanzi di Adler Olsen, ovvero I casi della sezione Q, se non sbaglio. Comunque è una serie di gialli thriller ambientati in Danimarca che hanno come per protagonista un detective di nome Carl Mork. Infatti il primo film, se non sbaglio, si chiama Carl Mork, 87 minuti per morire. Un titolo che non c'entra nulla, ma proprio veramente nulla con il film. Tra l'altro, quando ho iniziato a vedere questo film non sapevo neanche che fosse tratto da un romanzo, non sapevo che era una serie, l'abbiamo scoperto totalmente a caso spulciando nella libreria On Demand di Sky ed è stata una piacevole sorpresa, perché comunque è un thriller abbastanza, cioè è una serie abbastanza
inquietante, ti trascina, ti coinvolge e ha dei personaggi un po' controversi, nel senso che il protagonista è uno sfigato, non ne combina una giusta e quindi un po' ti viene da prenderlo in giro e un po' provi compassione per questo povero Cristo, quindi ci ha divertiti un sacco guardare questa serie e voglio assolutamente recuperare i romanzi per capire come procede la storia e in generale mi piace il mood di questo autore. Poi sono ambientati in Danimarca, un paese che non conosco benissimo e mi piace poter scoprire qualcosa di nuovo, soprattutto attraverso i libri, anche attraverso storie abbastanza creepy. Ultimo ma non per importanza, la mia vacanza a Cefalonia. Fra la fine di agosto e i primi di settembre sono stata infatti in Grecia, a Cefalonia, era tantissimo che non andavo in vacanza al mare. E è stata una vacanza stupenda, innanzitutto è arrivata nel momento giusto perché erano successe un po' di cose brutte, quindi mi è servito tanto staccare, cambiare completamente ambiente e oltre ad essere un bellissimo posto per quanto riguarda il mare, è un'isola tutta da scoprire, è semideserta, nel senso che non ci sono negozi, caffetterie o quant'altro se non nelle principali città. I centri anche più abitati hanno centinaia di persone a dir tanto, quindi sono posti un po' abbandonati, soprattutto la zona in cui eravamo noi, ovvero la penisola più ad ovest di Cefalonia che si chiama Paliki, era praticamente deserta, cioè andavi con l'auto e attorno non c'era veramente nulla, quindi è stata un'esperienza veramente molto bella, molto avventurosa. Io e mio amoroso abbiamo noleggiato un'auto, quindi siamo riusciti a girare gran parte dell'isola, ovviamente non tutta perché in una settimana è impossibile, però è stata una vacanza veramente bella, all'insegna dell'avventura, ho scoperto tante cose nuove, mi sono messa tantissimo alla prova per quanto riguarda i miei problemi di salute, le mie insicurezze, ci siamo anche rilassati perché comunque stare al mare per me è bellissimo, nuotare, vedere i pesciolini anche se ce n'erano pochi, insomma è stata un'esperienza bellissima e come vi dicevo mi ha cambiata un po'. E spero di mettere in pratica tutto quello che mi sono ripromessa durante quel viaggio. Comunque se ne volete sapere un po' di più, dare una sbirciatina alle spiagge, ai posti che ho visitato, ho fatto un vlog che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Questi erano quindi i miei preferiti dell'ultimo periodo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, quali sono i vostri preferiti al momento e se avete provato o conoscete qualcosa che ho citato in questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!